Ciao a tutti e bentornati al mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo ad un nuovo episodio di Life. Mi ero ovviamente dimenticato di far partire il cronometro per tenere d'occhio e non fare una puntata di tipo un'ora, anche se mi piacerebbe, perché questo Life mi piace troppo. Cioè, proprio mi sono innamorato pazzamente di questo quartiere. Allora, dobbiamo andare. Sono le 20:31. Allora, vediamo un attimo. È mercoledì. Il giovedì, ovviamente, lui non va al lavoro. Ci siamo già presi 2 giorni di vacanza. E domani lui non va neanche al lavoro. Quindi organizzeremo qualcosa. Che fai? Ti metti a dormire qua quando poi dormi a letto? Ma stupido. Allora, io poi dovrò pensare anche come migliorare questa casetta. Se un giorno dovessimo iniziare finalmente a lavorare, forse riusciremmo a guadagnare un po' di soldini, anche se già tipo mi piace abbastanza. A me piace tantissimo questa cosa, ragazzi. Va bene, mi piace il fatto di questi muri un po' di vario colore. Lorenzo ha guadagnato 135, grazie. Senza lavorare ancora non ci conoscono, cioè ancora non siamo andati al lavoro neanche un giorno e comunque guadagniamo soldi. Allora, io forse, ma la radio non ce l'abbiamo perché vorrei organizzare una festa. Questo fatto della festicciola è piaciuto. Qui, allora, vediamo se abbiamo qualcosa. Ha voglia. Mangiamo la Macedonia. Ormai i miei Sim fanno colazione solo con la Macedonia, ragazzi. Mi piace troppo. A parte che io sono un amante della frutta, quindi la Macedonia di frutta mi piace un sacco. Lui vanitosissimo. Ma te la smetti? Fidanzati ufficialmente con Summer. Vediamo anche qui. Sposa un sim con cui hai una grande amicizia eterna. Allora, in generale, allora dobbiamo sicuramente far diventare solo fidanzate colleghi vicini. Dobbiamo diventare assolutamente migliori amici e magari lo facciamo durante la festa. Allora, vediamo, possiamo invitare la famiglia Sventura, anche se con Luana dobbiamo aumentare i rapporti. Summer, ovviamente, la famiglia Sogni d'Oro. Forse eviterei Marco Bartolini, ma inviterei Travis e Liberty, che sono comunque dovrebbero essere amici di Summer e sono comunque dei vicini di casa. Katrina Caliente, no. Ma tra l'altro mi sa che Dina Caliente dovrebbe essere una nostra collega, quindi dobbiamo, appena andremo al lavoro, sicuramente la conosceremo. Anche Bobo Pancake, diciamo che il ramo cucina è quello un po' più, come si dice, quello che ci permette di fare più amicizie tra i colleghi. Abbiamo fatto pipì, facciamo la doccia e poi organizziamo un evento sociale. Tanza! Lui canta sotto la doccia? Sì, canta anche lui sotto la doccia. Tra l'altro, il nostro Lorenzo c'ha un sacco di tatuaggi, ragazzi. Che carino. Io non sono solito mettere tatuaggi ai Sim. Forse sarà perché io non ne ho. Mi piacciono da morire, cioè proprio li adoro. Ma ancora non ne ho fatti. Voi li avete i tatuaggi? E se sì, quanti ne avete? Dai, iniziamo anche a socializzare in maniera diversa. Fatemi sapere qualcosa anche di voi e delle vostre famiglie. Famiglie, diciamo, di The Sims. Volevo anche dirvi una cosa. Vi farebbe piacere, anzi, se vi fa piacere, la metto così, pubblicate nella galleria con l'hashtag Life Daniele Danzu le famiglie con cui giocate. Proprio quando vedete il video, come andate in gioco, dite ok, in qualunque, come si dice, punto della storia siete, pubblicate la vostra famiglia principale, così vedrete, voi giocherete, quindi andrà in un modo e magari qui andrà in un altro. E così conosco anche le vostre creazioni. Ovviamente se sono con i custom content, cioè diciamo il materiale personalizzato, poi io magari li modificherò. Allora, gioco una partita, fatti un selfie, no. Chiamo, nego, compra, cerca, no, ma pianifica un evento sociale. Organizziamo questa festicciuola. Mi sa che compro anche la radio. Anzi, la compriamo subito. Prima che mi parte. Ok. Zanzan. Elettronica. No, elettrodomestici, cretino. Elettronica, radio. Allora, potremmo. Una console per DJ, carina. Il mini.
qui che cos'è, la mettiamo tipo qua, così che possano danzare. Magari il tavolo lo spostiamo un po', anche qui, volendo. Sì, facciamo così, guarda, metto la radio qui, il tavolo lo spostiamo qui, proprio creiamo, tipo, sai, alle feste che si spostano i tavoli, perfetto, uguale. Allora, pianifichiamo questo evento sociale. Festa di ballo. Favoloso, non lo sapevo che c'era una festa di ballo. Festicciola bianco e nero, festa in... No, evento sociale. Festa in casa, festa in costume, festa con cena, nozze, festa di compleanno, festa spettrale. Festa in casa, quindi semplice. Oh, guardate lei, favolosa. Questa è Nina Caliente, tra l'altro. Nina. Catrina. Va bene, basta, smettila. Padrone di casa, ovviamente il nostro Lorenzo Noir. Ospiti. Abbiamo detto, sicuramente Summer senza ombra di dubbio. I nostri amici, Sogni d'Oro. Ma chiamiamo anche Dirk? Ma sì. No, non ci sono ragazzi, perché se avessi chiamato Elvis, allora sì. Luana e Calogero Sventura. E poi Travis e non c'è Liberty. Oh, ah no, eccola, santa miseria. Quanto è brutta così. Vabbè. Quindi tutti, 7 persone, intrattenitore, fornitore di catering... Non ce lo possiamo permettere, ragazzi. 100. La residenza Noir, la nostra bellissima casetta. Ci sono gli obiettivi. Concediti una bevanda. Racconto barzellette. Fai che Sim ascoltino musica. Allora, accendiamo. Musica pop. Una bella festa pop, ragazzi. I nostri vicini arriveranno. Cambia abito. Metti da festa. Da festa 1. Vediamo che cosa c'hai soprattutto. Voilà, in rosso. Eccola qui la nostra Darlene. Ringrazia per la presenza. Darren Sogni d'Oro. Impara a conoscere. Travis non è molto felice, ragazzi. Ascolta musica. Darren che balla. Favolosamente. Allora, raccontiamo barzellette come... Ah, ecco, Travis, magari... Facciamo anche amicizia con... Aiuto! Racconta barzelletta Tok Tok. Chi è costei? Luana Sventura? Ammazza! Che buona! Hai visto a Luana Sventura? Balla con Luana. Summer! Diventa migliori amici, subito. Ah, un'altra persona che ha... diciamo, scaricato casa minima. Vi ricordo, è già partito, anzi, perché questo è l'episodio di sabato che io sto registrando prima perché partirò. È già partito lo speed build. Ed è già partita la prima... Diciamo, è già andato il primo video, la prima casa. Racconta barzellette, qui c'è Calogero Sventura. È una festa che direi potrei... Ma perché? Amichevole, buffo. No. Ah, wow, stanno ballando tutti insieme, ragazzi. La festa sta andando come dovrebbe andare. Allora, le barzellette le abbiamo raccontate. Qui, ascolta tutti insieme, non si può. Tipo, ascolta musica pop. Tipo, tesoro. Qui, fai che Sim si bacino. Anche casa Sventura ha il suo perché. Dov'è il nostro? Summer è carina, si è vestita carina, questo vestitino celeste. Lei gli piace tanto l'azzurro. Voilà, zac. Che carini. Baciati, baciati. Anche perché qua dobbiamo fare che Simi si baci. No, no, che... Esprimi affetto. Proponi le nozze. No, dobbiamo diventare migliori amici. E poi ci dedichiamo magari agli altri anche. Diventa migliori amici. Un altro bacetto. Bacia. Casa Sogni d'Oro. Oh, ragazzi, in questo momento che sto registrando mi state praticamente scaricando tutta la galleria. Grazie. E un ultimo bacio, così poi bacia. E dov'è Luana? Ok, allora. No, altre scelte. Amichevole. Condividi foto con Luana. Dove stanno andando? Perché vanno fuori? Per parlare. Ma scusa. Carinissima Luana, mi piace un sacco. Cerca di calmare. Luana è un po' furente.
chiedi della sua giornata. Ah, tra l'altro abbiamo fatto le 12 qui interazioni. Concediti una bevanda. Dovrei far bere succo di succo di frutta a tutti. Calogero sventura. Qui siamo diventati migliori amici, sì. Quindi sposa con un Simma. Ma il matrimonio magari lo organizziamo poi, non ora. Anche se siamo lì vicino, Allora, andiamo a conoscere un po' anche i nostri qui. Chiedi della carriera. Travis Scott ringrazia della presenza. Chiedi della sua giornata. Ancora Liberty. Spettegola sui vicini. Tanto questi sono tutti amici, ragazzi. Anche Calogero è amico. Luana un po' meno. Romantico. Chiedi se è single, perché vogliamo sapere se già hanno delle situazioni. Ringrazia per la presenza. Sono tutti seduti. Ma non c'è un'ascolta tutti insieme? No, non ce la possono fare. Allora, Liberty è single. Vediamo che carriera ha. Spettacola sui vicini. Io intanto parlo con loro. Flirta, no. Sono tutti un po' flirtanti per questa cosa qui che c'è. Però chiacchiera sui valori della proprietà. Ma Calogero si sta scatenando. Secondo me non c'è balla tutti insieme, no. Perché non arriva balla insieme? Ma allora balla con Darren, dai. Ecco. Così aumentiamo anche le amicizie. Lei pure si sta scatenando, ragazzi. Guarda, è stata una festa di successo. Sono tutti vestiti carucci. Poi sono tanti. Un bel party in casa come non mai. Mi stanno arrivando anche messaggi al cellulare. Grazie a tutti, grazie mille. Zac zac. Che cosa sta succedendo qua? Fatti prendere dalla gelosia. No. Con chi sta flirtando? Oh. Sta flirtando con il nostro amico, tra l'altro. Balla con Summer. Eh no, non ci piace a noi sta cosa, Se sei geloso, Christopher Lambert. Che cos'è? Fatti prendere ancora... No, balla. Senti, allora, visto che ci sei, aumentiamo queste amicizie. Descrivi la nuova idea con Liberty, sì, hai capito proprio bene. E anche un po' con Travis, spettegola. Chiacchiera dei valori della proprietà. Tanto la festa è quasi finita. Livello di carisma a livello 5. Ma prima ci dobbiamo sposare. Prima di diventare migliori amici, diciamo, con Darren. Perché dobbiamo sposare il migliore amico. Spettacolo. Favola, ci piace un sacco questa festa così. Mi sa che ne organizzerò diverse. Tratta freddamente perché sei ingelosito. Povera stellina. Dai, complimentati per l'aspetto. Secondo me dopo questa festa potremmo anche fare una premio. Che per me venderemo come se non ci fosse un domani. Scusate. Ah, questo? Ah, per l'altro. Allora, questo lo vendiamo così facciamo un po' di soldi. Carisma volume 1. Tesoro, siamo a livello 5. Noi non ci serve. Quindi diciamo che abbiamo guadagnato soldi da questa festa. Calogero, spettacolo magari. Ah, lui è rimasto. Perché? Così. Allora, io direi che potremmo Liberty, Luana. Io mi sarei trattenuto con Luana, sinceramente. Avrei stretto amicizia con lei, anziché con Calogero. Io direi, vediamo, se vuole venire a casa, ce la facciamo un po' amica. Poi ripuliamo qua. Arriverà molto presto, perfetto. Abita a fianco, quindi di regola dovrebbe essere tipo già qui. E infatti eccola che si è nuovamente cambiata. Ciao carissima. Allora, fai un'imitazione, confessa l'attrazione di che? Rallegra. Te la smetti, esprimi ammirazione. Allora, io devo disattivare l'aura emotiva, perché sennò qua, altro che tradimenti, cioè intrighi, tradimenti,
Facciamo Xina, tipo. Complimentati per la svelta. La smetti. Lorenzo che vuole Luana Sventura? Non mi dispiacerebbe. Cioè, Luana Sventura mi piace, però la tizia c'ha già tre figli, tipo. E poi Calogero, tra l'altro, è ancora vivo. Se fosse morto come in The Sims 2, forse ci avrei fatto il pensiero. Poi Summer mi piace un sacco e vi piace, quindi questo risvolto. Oh, yes. Chissà, potrebbero avere un flirt, diciamo extraconiugale. Anche perché ci ricordiamo che qui la tizia con il tizio non sono benché minimo sposati, cioè. Quindi non è proprio il massimo. Infatti penso che userò i trucchi per cambiare questa cosa, perché non mi va di giocarci. Perché potremmo variare delle amicizie, cioè mentre gioco con loro magari mi succede qualcosa qui, altre relazioni non le vogliamo. Luana dovrebbe essere diventata nostra amica, quindi abbiamo il vicinato, tra virgolette, dalla nostra parte. Effettivamente. Zam, zam, zam. Oh no. Discuti degli. Ma sappiamo che lavoro fa? Sì, presso la galleria, mentre Calogero è disoccupato, ovviamente. Cioè, lei proprio fino alla fine sventurata, perché nonostante il marito sia, diciamo, in vita, comunque deve essere lei a portare avanti la famiglia. Discuti del cambio del quartiere. Allora, e poi chiedi di andare, cioè. Chiedi di andare via con molta eleganza, tipo, tesoro, io ho da fare. Non è che si incazza? Sì. Tipo, vada. Vada. Eh sì, infatti, ora devo proprio andare. Tipo, ciao, anche te, Calogero, ho altro a cui pensare. Ciao, amico, anche te. Ora devo proprio andare, perfetto. Invitiamo Summer perché dobbiamo aumentare colleghi, fidanzata, solo buoni amici, migliori amici. Tesoro, ma ancora con solo buoni amici. Ora Summer ha da fare. Ma come ti permetti, brutta cretina? Intanto vendiamo questo stereo che ci è servito, ma i soldi ci servono di più. Grazie, io che attraverso lui, tranquillamente. Dobbiamo mangiare. Allora, cucina. Maccheroni al formaggio, macedonia, basta anche. Biscotti spettrali. Uova e toast, tacos di pesce. Formato festa. A parte che non abbiamo offerto, cioè, né un aperitivo, una cosa da bere, o una cosa da mangiare ai nostri invitati, ma sti gran cazzi hanno. Scusate, cazzi si può dire su YouTube? Sì. Vabbè, ormai l'ho detto, e sì. Ma chi se ne frega, cioè hanno ballato, hanno fatto quello che gli pareva. Mangiamo il nostro tacos di pesce in. Ma lui se la smette di fare le foto? Vai alla grande. Arredamento gradevole. Ce ne so. Perché è triste? Amore traballante per la gelosia. Ma non mi dire che lui è geloso, tra l'altro. No. Ma io voglio capire questa cosa, cioè, Summer ha flirtato con Darren, cioè, dopo che mi sono fatto un ciulo così per farmi il vicinato amico, cioè, non vorrei che c'abbiamo pure la fregatura che quelli hanno una relazione, cioè, non sai come mi faccio la Luana Sventura, cioè, in un batter d'occhio proprio. Andiamo a fare pipì, perché c'è anche questo risvolto della vita normale del nostro Sim. Sono le 21, guardate che carina! Il nostro quartiere illuminato, ci ho messo pure le luci ad ogni casa. Che carino! Eccolo là, la casa della nostra Summer. No, i sogni d'oro, gli Sventura, dobbiamo conoscere. Abbiamo già conosciuto Katrina, però dobbiamo conoscere Dina e Nina Caliente, le famosissime Dina e Nina Caliente, che prima conosceremo e poi magari modificherò un pochettino. Qua, allora, mandiamo, prima di chiudere, un S. Cioè, ho fatto un episodio anche breve. Mandiamo un SMS a tutti i nostri amici. E anche le nuove, diciamo, conoscenze, Travis e Liberty, che diventeranno presto nuovi amici. Anche a Marco, va? Che
che Marco Bartolini comunque, cioè, non l'abbiamo invitato perché è una festa del quartiere, anche se le cazzi lì, di nuovo, sono due, cazzi 2.0, se le caliente non le abbiamo, diciamo, invitate, verranno invitate a una prossima festa se le conosciamo, anche perché Dina, ripeto, dovrebbe essere una nostra collega di lavoro. Io bevo, che poi mi scrivete, ma stavi mangiando, ma stavi bevendo, sì, perché mi si secca la voce. Oddio, lui è triste per l'amore traballante. A parte sta mandando sms a tutti. Piangi, dai. Così ti riprendi e poi ti faccio dormire. Ma domani, che è venerdì, dobbiamo andare assolutamente al lavoro per questi 4 giorni, ragazzi, anche perché ci dobbiamo tipo far promuovere. Siamo semplicemente dei cuochi allo stadio 1. Lui piange per l'amore traballante, ma almeno, vedete, cala la tristezza qui. E niente, ragazzi, con il nostro Lorenzo che piange per il suo amore un po' traballante con Summer che ha flirtato col nostro amico Darren, vi lascio. Vi aspetto al prossimo episodio. Tra l'altro, io non so, spero vi sia piaciuto anche l'inizio di Speed Build. A me piace un sacco. Di giovedì esce la puntata, quindi giovedì prossimo uscirà la seconda casa che ho fatto. Ma sta ingrossando, no? Dimmi di no. E venerdì stoppa tutte cose. E invece fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa festa. A me è piaciuta un sacco perché comunque sono venuti tutti, primo, secondo, erano vestiti tutti carucci e avevamo praticamente le migliori famiglie di The Sims praticamente con noi. E niente, ragazzi, vi aspetto al prossimo episodio. Vi mando un bacio, commentate. Dal vostro Daniele Danzo è tutto. Vi aspetto al prossimo episodio. Ciao.